Tutta questa preparazione per il menù delle feste, ma al brindisi di Capodanno ci avete pensato? Ci penso io, vi do un'idea davvero geniale per preparare appunto un drink ben augurale, in modo che ci faccia pensare sui momenti che trascorreremo nel prossimo anno e ci faccia anche fantasticare su quelli appena trascorsi. Scoprite insieme a me la mia versione, la mia idea del drink ben augurale per il 2017. Ingredienti: 80 g di zucchero, 100 ml di acqua, un po' di zenzero fresco, una stecca di cannella, il succo di 600 g di arance, succo di un limone, 100 ml di liquore all'anice e 50 ml di prosecco. Per preparare il drink di benvenuto, firmato My Personal Trainer, dobbiamo cominciare da uno sciroppo di base semplice con acqua e zucchero, però lo facciamo aromatico. Adesso vediamo come. In un pentolino raccogliamo l'acqua e la portiamo a bollore. Intanto mettiamo all'interno gli aromi. Io vi suggerisco zenzero fresco, ho preso la radice di zenzero, l'ho sbucciata, tagliata a rondelle. Metterei anche un po' di cannella. Uno o due pezzetti in base a come più vi piace, e poi qui c'è una bella arancia non trattata, e con un pela patate cerco di stare più in superficie possibile per evitare di tirar via anche la parte bianca perché è amara, e aromatizzo il liquido. Quando l'acqua bolle, fortemente aromatica, possiamo unire lo zucchero bianco o di canna. Mescoliamo, cuciniamo per un minuto, dopodiché facciamo completamente raffreddare. Questo è lo sciroppo che abbiamo ottenuto, molto concentrato, molto aromatico. Dobbiamo filtrarlo, ma intanto lo lasciamo lì, ok? Lo mettiamo da una parte, ci dedichiamo alla preparazione, io mi sono già portata avanti, della spremuta di arance, circa 600-700 grammi, ok? Abbiamo così spremuto il succo degli agrumi, possiamo raccogliere il tutto insieme allo sciroppo e poi con il colino filtriamo su una caraffa un po' più grande. Così rimuoviamo anche i pezzettini di polpa delle arance che magari non a tutti piace. Uniamo ora del prosecco, circa 50 ml, poi ovviamente le dosi possono variare in base ai vostri gusti. Ho preparato del liquore all'anice, secondo me il contrasto ci sta molto bene perché c'è la cannella, c'è l'arancia, ok? Quindi ne metto circa 100 ml. La bevanda è pronta, il nostro drink, questo è un drink per 4 persone, insomma non dobbiamo berne un sacco, vero? Se lo volete analcolico potete sostituire il liquore ed il prosecco con del succo, come ad esempio del succo di ananas. Secondo me l'abbinamento ci sta molto molto bene. Mettetelo in frigo per almeno 2-3 ore prima di servirlo, oppure 20 minuti in freezer in modo che sia bello freddo. Vi faccio ora vedere come brinare il bicchiere, quindi come servire il cocktail al meglio. Strofiniamo una fettina di limone lungo tutto il bordo del bicchiere, così. Non acqua, serve proprio succo di limone. E poi lo passiamo velocemente sullo zucchero semolato. Sono i dettagli a fare le differenze, no? Quindi cerchiamo di rendere tutto magico e perfetto. Il cocktail è pronto. Questo aperitivo benaugurale è il modo migliore per iniziare una bella serata di festeggiamenti. Ripensiamo a tutti i bei momenti che abbiamo passato nel 2016 e fantastichiamo su quelli futuri che ci aspetteranno. Buon anno a tutti, da Alice My Personal Trainer.